Davide Lippi, per pochi secondi è saltato il trasferimento di João Silva dal Bari al Palermo. È stata soltanto responsabilità del giocatore? Che magari si è convinto un po' troppo tardi? Il mercato è questo. Abbiamo due mesi di tempo per lavorare, a volte succede anche questo. A gennaio ho chiuso Ibson all'ultimo secondo e questa volta è andata male. Resterà al Bari e insomma, poteva fare il salto in Serie A. Fra stare a Bari e andare a Palermo in Serie A penso che ci sia differenza, però si rimboccherà le maniche, lavorerà e cercheremo di portarcelo. Sono un po' deluso, scusami. Sì, è normale, insomma, perché l'operazione era fatta, è saltata per pochi secondi. Senti, provando a dare uno sguardo al mercato in generale, chi si è rinforzato di più secondo te? Non so, che è successo? Tra l'altro mi devi aggiornare un po' te. Perché... Per quanto riguarda il Milan c'è stato il colpo Bonaventura. Grande giocatore, grande colpo. Giocatore, sono contento, un ragazzo che si merita belle cose. E poi è un giocatore italiano, diamo un po' di spazio ai nostri italiani. Il Milan aveva chiuso anche per Bia Piani, c'era stato lo scambio con Zaccardo, poi è saltato tutto, questo ti ha un po' sorpreso? Beh, sai, quando fanno il destino di Bia Piani non c'è il Milan, perché già a gennaio doveva andare e non è andato, adesso aveva già fatto addirittura le visite. Penso che sia a volte il destino, no? Anche delle persone. Mi ha sorpreso molto, sì, difficile che si saltino queste operazioni, soprattutto dopo che si fanno già le visite. Non so che tipo di problema, penso sia l'ingaggio di Zaccardo, non so. Sì, non è stato dato da quell'accordo lì. Sono sempre un po' perplesse queste cose. Quindi, restando sul Milan, ti intriga l'arrivo di Van Ginkel, questo giocatore che è molto stimato anche da Mourinho? Sì, ma è un buon giocatore, un giocatore giovane, però penso possa fare bene al Milan. Poi arrivare in punta di piedi, il Milan in mezzo al campo ha spazio e disponibilità, i giocatori non sono tantissimi in mezzo, secondo me potrà far bene, avrà modo per potersi mettere in mostra sicuramente. Rimane all'Inter, ci sono state parecchie trattative anche con il Valencia, l'ultimo è stato quello con Valencia. Su Guarini io ero più convinto rimanesse all'Inter che no, beh, sai, Guarin è un giocatore importante, non si aspetta l'ultimo giorno per provare a portarlo via in prestito. Guarin è un giocatore che da grande livello, da grande palcoscenico, è giusto che l'Inter l'ha pagato tanto e no, penso che sia giusto che non si aspetti l'ultimo giorno per andare a provare a prendere Guarin in prestito. Comunque, avendo visto l'Inter ieri contro il Torino, il giudizio è rimandato? No, l'Inter, a me piace l'Inter. Io penso che hanno costruito, un applauso a Ausilio e alla società e a Mazzarri, perché secondo me hanno costruito una squadra cazzuta, anche se il termine me lo devi passare. Una squadra forte fisicamente, come tutte le squadre di Mazzarri sono sempre state. Quindi secondo me sarà noiosa da incontrare l'Inter. E non dimentichiamoci, insomma, ieri ha preso un rigore contro, poteva avere un rigore a favore, insomma, io penso che l'Inter sarà una di quelle squadre che darà delle soddisfazioni quest'anno. E la Roma se la giocherà per lo scudetto, la squadra che si è rinforzata più di tutte? Sì, la Roma ha cambiato tanto, però è una squadra forte. C'è da dire che quando cambi tanto non è detto che tanti giocatori che si integrano subito, però l'allenatore è bravo, i giocatori che ci sono, insomma, hanno giocato tanta esperienza. Ho visto fare tanti cambi e i cambi fatti entrare giocatori di livello uguale, di pari livello lo stesso di giocatori che uscivano, insomma, una squadra forte. Vedo, a me piace, oltre alla Juve, la Roma, l'Inter, vedo queste tre, le vedo bene. Ecco, per chiudere, il Napoli te l'aspettavi con qualche colpo in più, ti aspettavi che De Laurentiis potesse intervenire maggiormente sul sì, mercato? Uno si aspetta sempre, però dico, questa è una mia convinzione, che penso che il Napoli abbia uno dei mercati più difficili e complessi che ci sono, nel senso che è una squadra forte, quando si hanno le squadre forti migliorarle è veramente difficile, sotto il punto di vista a livello di ingaggi, di monta ingaggi, sai, quando è stato, il Napoli è stato migliorato l'anno scorso quando è stato preso Higuain, ma che ingaggio ha Higuain e quanto è costato? Poi comunque è stata sfruttata la cessione di Cavani. Esatto, quindi per migliorare una squadra come il Napoli bisogna spendere tanto, tanto, tanto ed aumentare un monte di ingaggi. Evidentemente in questo momento la politica, la strategia del Napoli non è questa, squadra è una squadra forte, si cerca e cercano di fare il proprio lavoro bene i dirigenti come hanno sempre fatto, insomma, andando a scoprire giocatori come De Guzman, come l'anno scorso Callejon, a valorizzare come Martens, però
lo sappiamo tutti, per fare il vero salto di qualità a volte bisogna prendere giocatori come Higuain, che arrivano da Real Madrid e sono un po' diversi da giocatori come Martens. Poi magari Martens si dimostra come si è dimostrato, e Callejon. Però se vuoi fare il vero salto alla qualità, a volte è un po' difficile in questo senso. Però comunque è una squadra forte, l'allenatore è forte, hanno sempre fatto bene. Io penso che il Napoli ci sarà anche quest'anno, lo ha dimostrato anche ieri. E sarà un bel campionato davanti. Diamanti e Gilardino? Bene. Abbastanza bene, purtroppo siamo andati fuori dalla Coppa dei Campioni, che era un obiettivo importante. Dispiace molto perché ci tenevano tutti tanto, soprattutto perché insomma, potevamo anche era una partita un po' sfortunata. Siamo i primi in classifica, manca 7 giornate mi sembra. Ieri abbiamo vinto bene, speriamo di finire la stagione così. Insomma, penso che alla fine del secondo anno e mezzo chiudere con chissà magari 3 scudetti, una Champions League, una Coppa di Cina, no, potrebbe non essere un brutto bottino. Quindi speriamo di chiudere così.